88MH presenta Il buono, il brutto e il cinefilo. Buonasera. 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 Questa sera parliamo di Shaun of the Dead, ossia L'alba dei morti e dei menti. Ok. Nella traduzione italiana, purtroppo. Il film Shaun è più figato. Shaun of the Dead. Chi era Shaun? Shaun è il protagonista. Perché ci sono i zombie, ci sono i morti viventi in questo film. Però non è un horror. Non è. Cioè, come non è un horror? No, vabbè. È un horror demenziale. È un horror. È un film horror. No, è un film romantico. No, è un film romantico con zombie. Romantico. Questa è la dicitura che sta sul coso, sulla locandina. Era la frase che accompagnava il film. Un film romantico con zombie. Ah, è vero, è verissimo, sì. È figata sta cosa. Sta schierando. Cioè, un horror demenziale diretto da Edgar Wright, interpretato da come si chiama Peter, io non mi ricordo. No, porca puttana, San Cristoforo, il cosceneggiatore. Aspetta, è quello che sta Star Trek. Vabbè, se lo sai dillo tu. No, non me lo ricordo. Ma non è quello che fa Scotty. No, che è Peter Banwood. Ma che stai di Peter si chiama? No, lui. Non si chiama Peter, è un nome breve sempre. Shaun Beckenbauer, sì. Edgar Wright e Peg, Simon Pegg. Simon Pegg. Il film parla appunto della vita di questo Shaun, del rapporto con la sua ragazza, che insomma sta andando non va male. Benissimo, perché lui è il classico inglese, sì. No, ma mannaggia quella puttana Eva Zoccola. Vabbè, passa il tempo all'interno dei pub e con i suoi amici, con il suo amico, il suo amico è forte come attore. Ultimamente ha fatto anche diverse cose. È forte, cioè nel senso, è forte che, nel senso che è simpatico, molto simpatico. E anche di taglia forte. Comunque passa molto tempo della sua vita con il suo amico nel pub a ubriacarsi mentre la ragazza si gira i pollici a casa. Fin quando, cioè, giustamente si stufa e lo molla. E non quindi... solo però, perché diciamo che tutta la sua vita rimane ferma. Lui lavora all'interno di un negozio che vende elettrodomestici, però non, diciamo che non ha fatto niente nella sua vita. Invece il suo coinquilino ha trovato già un lavoro, insomma è cresciuto tra virgolette, e tutti gli dicono: cresci, fai qualcosa di diverso, staccati dal tuo amico che ti sta soltanto rallentando. Un film notato sia da Quentin Tarantino che da Peter Jackson che da George Romero. Vabbè, ma vogliamo dire che il film, cioè, è un horror romantico, è una variazione sul tema degli zombie. Okay. Il regista e lo sceneggiatore hanno pensato che cosa succederebbe nel caso ci fosse una vera invasione, che cosa potrebbe zombie succedere qualora ci fosse una vera invasione di zombie. Come reagire se le persone normali vedessero, che hanno una vita di merda magari, vedessero gli zombie davanti, sarebbero i classici supereroi potenti che insomma cercano di salvare tutti, oppure si troverebbero in delle situazioni insomma anche paradossali e demenziali. E infatti il film fa vedere questo, fa vedere che una persona idiota, tra virgolette, una persona che non eccelle particolarmente per qualche qualità, un imbecille insomma, si trova ad affrontare in una situazione assurda. Esseri che non sa come fronteggiare, non sa come comportarsi, insomma, e la risolve a modo suo, sì, chiaramente. E giustamente e si rinchiudono la sua soluzione, la sua soluzione è: ci sono gli zombie, che facciamo? Ci rinchiudiamo in un pub. Ci rinchiudiamo nel pub, cioè, perché nel Winchester. Tra l'altro c'è la prima scena in cui si sente il lamento dello zombie, che loro la prendono come una canzoncina per di un ubriaco. Sta troppo vicina. Cioè, non è che ci sta lo zoom. Comunque sì, ci sono molte scene esilaranti e che rimangono impresse, tipo la scena in cui uccidono uno zombie con i dischi in vinile, tipo sì. Questa cosa era la colonna sonora di Batman. No, no, ti prego, quella no, cioè, si scelgono il disco vinile. Però Shade la buttano subito, perché la Prince. Vabbè. Quel disco lo buttano subito. Ma quella sono di Batman, no, invece. No, quella non la buttano. No, mi sa di sì. Però sì, perché dici che erano tutti pezzi di Prince, allora vai. Rocks. È un horror, non è
cioè non è solamente demenziale, ci sono elementi horror che possono comunque spaventare o infastidire qualcuno. Budella, oh! Dai! E si faceva così, si faceva. Ci budella, sono budella, sangue, sangue, merda, ovunque. No! sì. Di questo film piace molto, a parte l'ironia, lo humor inglese che cioè è veramente su ottimi livelli, ma soprattutto visivamente è molto potente visivamente. No, ma è molto curato, cioè molto curato, su tutte la tendina che si illumina da fuori con gli zombie tutti addosso lì. Questo film me l'ha consigliato Danilo, io ero un po' titubante all'idea, sì, perché comunque a me i film demenziali non piacciono, invece mi è piaciuto molto e ancora adesso lo rivedo con piacere, proprio perché c'è un umorismo particolare che sì, si amalgama bene con l'horror, quindi non è una cosa alla Austin Power per intenderci. È un umorismo, è un umorismo inglese sì. è un umor inglese. Più freddo. È raffinato. Cioè io c'ho tutta sta porcheria, non c'ho spazio sul computer. La scena in cui c'è una scena, c'è una scena con, c'è una scena con i Queen, sì, Don't Stop Me Now, a ritmo di Don't Stop Me Now malmenano uno lo zombie. Oddio, non me ricordo Don't questo. Stop Me Now, una scena bella, sì, ma non mi ricordo la scena quando lo menano con la stecca del biliardo. L'altra scena invece in giardino, l'altra scena in giardino dove scambiano una ragazza zombie con un ubriaca. Uno dei due personaggi, dei due protagonisti, ride perché pensa che sia ubriaca e l'altro gli scatta le foto. E mentre lo sta per mordere, scatta la foto e praticamente si gira verso la telecamera ed è esilarante la scena perché insomma si vede. A me mi piace sempre quell'umorismo un po' più stupido. Tipo la scena in cui si incolla la staccionale, quella che mi fa ridere di più. È vero. Quella sta con Outfuse comunque. Sì, quella la ripete anche l'altro film. È il ciccione che cade. Ciccione che cade addosso alla staccionata e se la vado. Quella è fantastica. Sì, vabbè, un umorismo. Sì, un umorismo grossolano, diciamo. Ma no, è più di impatta comunque. Il primo scary, il primo scary movie, secondo no. Ma a me sta roba non mi serve. Metti pausa. C'è un regista, ha diretto anche un altro film che Hot Fuzz. Hot Fuzz. E sempre con la coppiata Edgar Wright e Simon Pegg, e l'altro attore che fa l'amico sempre. Film, diciamo che con Hot Fuzz ripete la stessa struttura dell'Alba dei Morti e Dementi, solamente che cambia il genere. Sì, qui diciamo prende in giro i film alla Michael Bay, alla Bad Boys per intenderci, Arma Letale, Die Hard, eccetera. Quindi ripete lo stesso meccanismo solo con i film di Michael Bay. Funziona, non che non funziona. Funziona un po' di meno però, dai. È un po' meno d'impatto, sinceramente. Ma anche in se... parte perché comunque ci si aspetta un po' il tipo di film. Sì, conoscendo già il precedente. Conoscendo Shaun of the Dead. E poi soprattutto perché Shaun of the Dead si presta molto di più a questo tipo di ironia. Ad un maggior citazionismo anche. Ma soprattutto a un certo tipo di ironia, perché sugli zombie, dai, cioè. Alla fine si può ridere molto. È che c'è, sì, c'è sui film, materiale, sì. Sui film invece quelli d'azione già si ride di meno perché cioè magari ci possiamo ridere noi, possiamo ironizzarci noi. O un cinema, bisogna comunque conoscere bene i film d'azione, invece con gli zombie le risate. Meno male tutti conoscono quelli che sono i cliché. Sì. L'inglese la cittadina più. E il regista poi ha fatto una collaborazione anche con Tarantino e Rodriguez, ha diretto il fake trailer in Grindhouse, Don't, che è bellissimo. Don't è veramente don't, bello. Don't. Che era fra i trailer finti prima di... Dei fake trailer, sì. In sì. Mezzo ai due film, quello di Tarantino e di Rodriguez. Che noi in Italia non abbiamo non visto. Non abbiamo mai visto. Però li cercate su YouTube, sì. Cioè se li cercate su YouTube si possono vedere. Sì. Non hanno smantellato un film così. Guardate. In un altro film parlo io perché tanto hanno parlato loro per tutta la puntata e io non me lo ricordavo manco questo film. Non è che lo dobbiamo dire però. Tranquillo, comunque mi ricordo che quando l'ho visto mi è piaciuto un sacco. E beh, capirai. No, mi piaceva, poi. Ma Alba dei Morti e Dementi me la ricordo, è Hot Fuzz che non me lo ricordo tanto. Perché non mi è piaciuto molto. Buon e noi lo stiamo consigliando. Però. Arrivederci. Arrivederci. Ma vaffanculo.